l'economia del nostro paese e dove... A fanno gli stati generali dell'economia marchigiana grazie alla presenza di Banca d'Italia, direzione Marche, che ieri nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano ha illustrato il report relativo al 2021. Durante il convegno organizzato dall'Associazione Centro Studi Economia e Territorio sono stati delineati gli immediati scenari legati al settore produttivo. Il primo semestre confrontato con il 2020 è stato buono, ha dichiarato Gabriele Alunno Magrini, direttore di Banca d'Italia Ancona. Abbiamo rilevato, ha proseguito, sentimenti di forte ottimismo e un senso di ripresa e quasi di liberazione dello scorso anno particolarmente negativo. Ci sono in effetti degli elementi positivi di sviluppo che ci si augura che siano di medio periodo, quale lo sviluppo della meccanica, dove la digitalizzazione è stata molto importante, lo sviluppo delle costruzioni anche sostenute dal Superbonus, dal sisma e dalla ripresa della ricostruzione che ha consentito di rilanciare il settore con tutto l'indotto molto importante. Quindi abbiamo dei dati che sono buoni per quel semestre, buoni anche confermati nei mesi successivi anche in termini di investimenti e di aspettative. Quindi c'è un'immagine positiva, ottimistica in un contesto che continua a essere però molto difficile perché è legato alla pandemia. Magrini d'altra parte ha ricordato sia la grande variabilità sia che alcuni effetti sono di breve periodo e quindi non necessariamente confermati per i prossimi anni. La crescita che è stata registrata, ha detto, non ha comunque consentito di recuperare ciò che è stato perso nel 2020. Servono attenzione e solidarietà verso le famiglie in difficoltà economica, ha concluso il direttore. Il livello di cassa integrazione è molto elevato e persistono crisi aziendali. Presente all'incontro anche il vicepresidente della regione Mirko Carloni, che in passato è stato anche presidente della commissione d'inchiesta su Banca Marche istituita dall'Assemblea legislativa. Dopo un anno è un momento di chiarimento, di momento di verifica di alcune misure che sono state fatte e altre che devono uscire importanti per la ripresa economica. Abbiamo dei dati positivi, dall'8,5% di PIL all'oltre 12 dell'export, ci sono dei segnali molto positivi che vanno sostanziati con delle riforme che noi stiamo facendo, con soprattutto un'idea chiara, una strategia. Se volessimo ridurla in una frase, la strategia è aggiungere all'ingegno, alla capacità creativa, all'operosità degli marchigiani anche l'innovazione e la tecnologia. Con l'innovazione e la tecnologia il nostro sistema produttivo, ancorché piccolo, diventerà sicuramente molto più competitivo e noi metteremo gran parte delle risorse, che saranno tante, proprio per favorire questa innovatività. Le imprese devono diventare innovative, al di là della dimensione, devono essere competitive sui mercati non per il prezzo ma per la qualità e l'innovazione che riescono a rappresentare. Dobbiamo fare tanto per il territorio, ha aggiunto invece Alessandra Baronciani alla prima uscita pubblica dopo la sua elezione a presidente di Confindustria della provincia di Pesaro Urbino. Baronciani ha fatto riferimento ai fondi del PNRR con progetti a sostegno delle aziende e delle infrastrutture. Abbiamo un progetto che sicuramente partirà a breve, un portale, un sistema di ricerca del personale dove interattivo, dove tutti si possono iscrivere e anche le aziende che cercano il personale si iscrivono, quindi per cercare di avere le figure e incrociarle. Vorremmo fare dei corsi di formazione, io parlo anche da imprenditore, noi non riusciamo a trovare le figure professionali di cui abbiamo bisogno e che le imprese cercano. I progetti sono tanti, comunque lavoro, infrastrutture, sostegno alle manifatturiere per le energie, e i giovani e nel mio caso vorrei sostenere anche l'imprenditoria femminile.